Salve, in questo video vedremo come inserire le risorse file, cartella e URL in una sezione nella pagina del corso. Nel video precedente è stata illustrata la pagina delle impostazioni delle risorse e le varie opzioni previste per i parametri da settare. In questa simulazione vedremo invece sul campo come procedere e gli effetti dei principali settaggi. Buona visione! Una volta siamo all'interno della pagina del corso, in quanto docenti ci comparirà nel blocco del titolo l'icona ingranaggio. Per poter applicare modifiche, attuare modifiche, quindi inserire le risorse come vogliamo fare in questo caso, dobbiamo attivare la modalità di modifica. Quindi agiamo sul menu contestuale del corso e selezioniamo la modalità attiva modifica. Quando siamo in modifica, come già spiegato in un altro video, vediamo che accanto agli oggetti presenti nella pagina del corso sono presenti le icone come la croce, che è l'icona di spostamento, e poi ci sono dei link che aprono dei menu direttamente o per entrare nella pagina di modifica di un'attività, della pagina di impostazione, oppure per aggiungere un'attività, una risorsa nel video. Nella pagina del corso. Bene, per modificare il titolo di un argomento si può agire direttamente sull'icona matita. Beh, in questo caso darò un titolo, diciamo, di esempio, quindi file e cartelle nella pagina del corso. Speriamo. Al termine della modifica del titolo occorre e premere il tasto invio per accettare la modifica. Per aggiungere una risorsa file dobbiamo cliccare sul link aggiungi un'attività o una risorsa nella sezione di interesse. Scorriamo l'elenco e andiamo a selezionare la risorsa file. A questo punto ci si apre la pagina di impostazione e andremo via via a compilare tutti i campi necessari. Innanzitutto il nome, che è obbligatorio. Ora io darò un nome a caso, file di esempio, una descrizione e inserirò la descrizione per far vedere diciamo le varie impostazioni, in particolare l'effetto di questa casellina. Allora, descrizione del file. Poi andiamo a fare l'upload del file dal nostro computer, quindi facciamo clic sull'icona Aggiungi, il file picker si apre già nella sezione, diciamo, nell'opzione File Upload, altrimenti va selezionata, e facciamo clic su Scegli file. Andiamo, vediamo, ho predisposto una cartella all'interno e prendiamo direttamente, diciamo, un file, una risorsa libro. Selezioniamo, qui potremmo dare un nome diverso al file, l'autore e selezionare eventualmente il tipo di licenza. Facciamo carica e il file è stato caricato. Andiamo adesso ad impostare l'aspetto. Nell'aspetto scegliamo come visualizzare questo file. Abbiamo queste opzioni, incorpora nuova finestra, forza scaricamento, apri e pop-up. Io in genere per i PDF preferisco utilizzare l'opzione incorpora, cioè il PDF verrà visualizzato direttamente all'interno di una pagina del corso. Qui ho delle caselline, se voglio, per esempio selezionandolo, potrei visualizzare nella home del corso la dimensione del file, il tipo oppure la data di caricamento. All'interno della pagina del corso, in fondo, vedremo, cliccando su questa casellina, diciamo, la descrizione della risorsa. Poi andiamo a impostazioni comuni. Qui a impostazioni comuni possiamo decidere se la risorsa è visibile o no agli studenti. Diciamo, questa è un'opzione utile perché nel momento in cui stiamo preparando le nostre risorse, magari decidiamo di non farle, di nasconderle dagli studenti fino a che non sarà il momento in cui potranno, diciamo, dovranno fruirne.
Poi qui possiamo definire le condizioni di accesso, noi salteremo, ma vediamo invece il completamento attività. Come completamento attività, diciamo nel tracciamento, considereremo l'attività completata in base alle seguenti condizioni, cioè l'attività sarà completata quando lo studente la visualizza. Tralasciamo il discorso delle competenze che non sono impostate in questo corso e quindi salviamo e andiamo a vedere l'effetto, diciamo, nella nostra pagina del corso. Eccolo qui, vedete che il file si presenta con un link, inoltre vedete che sotto al link è presente, diciamo, il testo della descrizione del file che avevo inserito. Per evitare di visualizzarlo, ritorno alle impostazioni. E devo deselezionare questa casellina. Quindi in questo modo, diciamo, abbiamo capito qual era la funzione, diciamo, di questa opzione. Lasciamo così ed ecco. Proviamo un attimo a visualizzarlo. Vediamo, ho dato l'opzione incorpora, quindi vedete nella pagina compare il titolo che ho dato alla risorsa. Qui c'è, diciamo, il file che ho caricato e infine nella pagina troviamo la descrizione perché avevo barrato la casella di visualizzare la descrizione all'interno della pagina. Abbiamo visto come inserire un file, andiamo adesso a vedere come inserire una cartella di file. Quindi facciamo ancora aggiungi un'attività o una risorsa, andiamo in fondo e selezioniamo cartella. Le opzioni sono praticamente le stesse. Io scrivo cartella di file, ma ovviamente dovrà essere un titolo significativo per la risorsa. Lascio perdere la descrizione e passo direttamente al contenuto. Questa sezione è sostanzialmente un po' diversa e specifica per la cartella. Allora, posso andare a caricare i file, quindi all'interno di questa zona io posso caricare file direttamente oppure creare sottocartelle. Cominciamo con il caricamento di un file, riprendo lo stesso file, tanto diciamo, è un esempio, lo metto qua, dopodiché vado a creare una sottocartella, la chiamerò proprio sottocartella. Ovviamente anche qui il nome dovrebbe essere significativo. Per inserire file all'interno di questa sottocartella, la apro e vado quindi a selezionare altri file. Quindi, per esempio, mi vado a selezionare questo e ancora un altro file e poi. Bene. Fatto questo, vediamo un attimo qui le impostazioni di visualizzazione. Lasciamo per il momento, visualizza in una pagina, separata. In questo caso, cioè, la cartella sarà un link, quando si fa clic si apre la pagina all'interno della quale vedremo, la cartella. Qui possiamo decidere se deve essere visualizzata, le sottocartelle devono essere visualizzate già aperte. E lasciamo questa opzione e se ne vogliamo che sia presente il pulsante per scaricare l'intera cartella come un unico file zip. Beh, andiamo sul completamento dell'attività. Teniamo presente che poiché abbiamo scelto di visualizzare la cartella in una pagina separata, possiamo attivare il tracciamento e come abbiamo fatto per il diciamo per il file, decidiamo che l'attività risulta completata quando lo studente visualizza l'attività. Facciamo salva e torniamo al corso. Bene, eccola qui la cartella come si presenta. Facciamo clic e vediamo che si apre la pagina delle cartelle in cui abbiamo la sottocartella già aperta con il suo contenuto. A questo punto potremmo selezionare per esempio un singolo file ed ecco viene fatto il download di un singolo file oppure scaricare l'intera cartella e si apre un file zip direttamente, cioè forma la piattaforma un file zip che verrà scaricato con tutto il contenuto della cartella. Andiamo adesso per completare questo
Anzi, no, prima di andare avanti, vorrei farvi vedere come invece si presenta la cartella se decidiamo di visualizzarla direttamente nella home page. Home page. Beh, se qui andiamo al completamento delle attività, risulta che io già però lo possiamo sbloccare, che risulta che io l'ho già fatto. Beh, in questa condizione, in realtà non posso tracciare. Se lascio in questo modo e provo a salvare, avrò un messaggio, infatti, completamente automatico, non può essere selezionato. Perché? Perché la cartella sarà visibile e aperta direttamente nella home page, quindi in questo caso non è possibile effettuarne il tracciamento. Ma vediamo come si presenta. Eccola qua. In questo caso vediamo che direttamente nella home page è presente la cartella con il suo contenuto e con il pulsante che ci consente di scaricare completamente tutti i file. Beh, riportiamo diciamo, alle impostazioni precedente. Siamo qui in una pagina separata, completamento, rimettiamo. La barretta, cioè con lo studente deve visualizzare e confermiamo. Bene, andiamo adesso ad aggiungere una URL. Beh, se andiamo prima a scegliere la pagina, io andrò a visualizzare la pagina moodle.org. Beh, mi copio il link direttamente, ritorno qui. Faccio aggiungi una pagina o una risorsa e in questo caso andrò a scegliere l'URL. E qui faccio pagina del progetto Moodle e in questo punto dovrò andare ad incollare, diciamo, il link, quindi l'indirizzo. Se vado, uso questo tipo di file, posso selezionare uno scaricamento URL. Se io vado e metto qua l'URL, troverò in realtà una serie, sono tutte le risorse che sono presenti in quella pagina e quindi io potrei selezionare direttamente il link a quelle risorse. Ma lasciamo così e vediamo che cosa accade. Nell'aspetto, diciamo che anche qui si può incorporare oppure in una nuova finestra. Si potrebbe scegliere pop-up, ma come spiegato nel video precedente, molti browser risultano impostati per default con il blocco dei pop-up. E quindi in quel caso, se io andassi ad utilizzare il pop-up, rischierei che sul computer di uno studente questo link non funzionerebbe. Andiamo direttamente anche qui, selezioniamo il completamento, sempre con la stessa condizione, salviamo e torniamo al corso. Eccola qui, la nostra pagina URL è stata inserita nel corso, facendo clic si apre la nuova finestra e il corso viene visualizzato. In nuova finestra è comodo perché diciamo la pagina del corso resta attiva. Vedete che è stato comunque tracciato anche se è stato aperto in un'altra pagina e quindi si riesce a rientrare. Se invece si avesse adottato l'opzione apri o anche quella automatica, la pagina sarebbe stata aperta all'interno della stessa scheda in cui è aperto il corso. In quel caso, per tornare al corso, avrei dovuto poi utilizzare le freccette. Bene, abbiamo visto in questo video come pubblicare nella pagina del corso le risorse file, cartelle e URL. Nel prossimo video ci occuperemo delle risorse etichette, pagina e libro. Se avete trovato interessante questo video e l'argomento di questo corso, vi invito ad iscrivervi al canale così che sarete aggiornati in occasione di ogni nuova pubblicazione. Arrivederci ad un prossimo video.